Cari amici, buona giornata, buon venerdì 17 dicembre. I giorni s'avvicinano al Natale e con venerdì 17, con il giorno 17, si fa più stringente il nostro, come dire, andare verso il Natale di Gesù. Difatti il Vangelo di oggi ci presenterà la genealogia, l'albero genealogico, la discendenza che porta a Gesù. Lo leggeremo e tenteremo anche di dare una spiegazione di carattere teologico-spirituale sulla genealogia di Gesù. Ma facciamo precedere la lettura del Vangelo dalla solita preghiera rivolta allo Spirito Santo. Diciamo così: vieni, o Santo Spirito, vieni e visita i tuoi fedeli. Tu che rendi intelligenti quanti ti cercano e richiami alla verità quanti sbagliano, vieni. Tu che calmi i forti e intenerisci i cuori duri, tu che fortifichi i deboli e incoraggi i timorosi, vieni. Vieni, o Santo Spirito, vieni e visita i nostri cuori e poni in essi il fuoco del tuo amore. Amen. Siamo proprio all'inizio del Vangelo di Matteo, al capitolo 1, i primi 17 versetti, appunto la genealogia di Gesù. Ascoltiamo. Dal Vangelo di Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Amminabat. Amminabat generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rachab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Tu che ascolti e che vedi questo programma ti chiederai: ma perché i Vangeli
in particolare il Vangelo di Matteo, inizia con questa genealogia, con questo albero genealogico. Beh, c'è un motivo. Il motivo è per dire che Gesù è parte integrante della storia e della storia di un preciso popolo, del popolo che discende da Abramo. È carne di questa carne, è dentro questa storia. Gesù non viene direttamente dal cielo, è discendente di una stirpe, è del popolo ebreo. E questo è molto importante. È ancora più importante se noi comprendiamo che questi personaggi nominati da Matteo non sono tutti stinchi di santo. Ci sono dei re infedeli. C'è un uomo incestuoso. Ci sono delle infedeltà coniugali. Ci sono dei re ribelli alla volontà di Dio. Questo per dire che pur dentro una storia umana fatta di peccato, Dio è fedele alla sua promessa fatta ad Abramo, che dalla sua discendenza verrebbe la salvezza per tutte le genti. C'è anche un altro particolare. Sono nominate quattro donne e tutte straniere. Per dire che la salvezza, il Messia che deve arrivare, ha già nella sua premessa la dimensione della universalità, la salvezza è offerta a tutti i popoli. È una salvezza appunto universale. Ecco, è sufficiente dire questo. Gesù dentro la storia di un preciso popolo, un popolo che ha luci e ombre, ma non fa desistere Dio dall'essere fedele alla sua premessa di far discendere da questo popolo il Messia, il Salvatore. Una salvezza aperta a tutti, lo garantiscono queste donne che vengono da popoli che non sono Israele e che si mescolano con il popolo di Israele. Per me io ricavo una cosa. Ognuno di noi ha una famiglia. Ognuno di noi ha un'ascendenza, ha un albero genealogico. È bello, come dire, sentirsi dentro una storia di popolo, apprezzare la propria storia, non scandalizzarci per i limiti della propria storia, sapere che Dio fa salvezza dentro ogni storia umana. Anche la nostra storia personale, anche la storia personale e della nostra precisa famiglia. Riconciliarsi anche con questo. Il Dio che viene nella carne, Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, ci aiuti anche a questo, ad assumere con maggior serenità la storia della propria famiglia, riconciliarsi in essa e godere del bene che la famiglia che ci ha dato l'origine ci offre dentro ai limiti che ogni famiglia ha. Amen. Concludiamo l'incontro con la solita bella benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci.